fatto tutta questa strada pensando di poter avere l'arco di Auriel? Hai agito come avevo previsto. Mi hai portato il tuo affascinante alleato. Un momento. Si riferisce a me? Il che significa che la vostra ignobile vita è giunta al termine. Come osi? Ero l'arciprete di Auriel, ragazza. Ero le orecchie degli dèi. Finché i traditi non ti amano, la triste storia la sappiamo già. Gelemon e la sua specie sono facilmente manipolabili. Guardami negli occhi, Serena. Dimmi che cosa sono. Sei un vampiro. Avrebbe dovuto proteggere. Quando fu infettato da uno dei miei iniziati, Auriel mi voltò alle spalle. Giurai che avrei avuto la mia vendetta a qualsiasi costo. Volevi vendicarti di un dio? Auriel potrà anche essere irraggiungibile, ma non la sua influenza su questo mondo. Non mi serviva altro che il sangue di un vampiro. E la sua arma, l'arco di Arngeir. Sangue di vampiro. Arco di Arngeir. Sei stato tu. Tu hai creato la profezia. Una profezia incompleta, senza l'ingrediente finale. Il sangue di un vampiro puro. Il sangue di una figlia di Dragonborn. Ho aspettato tutto questo tempo che arrivasse qualcuno con il mio sangue. Vero peccato, perché intendo tenerlo per me. Vediamo se il tuo sangue qual è.
difesa è stata compiuta. Il risanamento di questo santuario della via significa che Virtur deve essere morto e che i traditi non hanno più il controllo su di lui. Come? Cosa intendi dire? Un vampiro. Capisco. Questo spiega tutto. Dentro di me provo gioia nel sapere che i traditi non hanno colpe per quanto è successo qui. Perché ciò significa che forse un giorno sapranno mettere da parte l'odio e trovare la luce di Arngeir ancora una volta. Era da molto che non lo sentivo così. E troppo a lungo ho atteso. Sono stati corsi dei grandi rischi per l'arco di Arngeir. E nel contempo il tempio è stato restaurato. Non saprei trovare un campione più degno di me. Se vi fosse desiderio di sapere di più sull'arco o di avere delle frecce solari da usare con esso, sarò felice di aiutare. Vi prego, prendete l'arco. È posto. Ora che Virtur non è più e il santuario interno è distrutto, il mio dovere di paladino ho giurato di proteggere questa valle. Per il momento, forse i possibili esemplari rimasti della nostra specie sfuggiti ai nani potrebbero trovare questo luogo un giorno. Vi prego, prendete l'arco. I'd be more than happy to help. If there's assistance I can provide, just ask. Non provo altro che compassione. Tuttavia, temo che non vi sia rimedio. Il loro atteggiamento depravato, non... I nani hanno sottratto loro la vista. Probabilmente, se si riuscisse a... È l'unico modo perché capiscano che non sono sempre stati malevoli, ma che un tempo erano una razza orgogliosa e... Anche se, adesso che mio fratello è morto, non c'è ragione di esprimersi così. Com'è altrettanto probabile che esistano altri conclavi di elfi della neve in altre zone del Nirn. Inoltre, presumo che Virtur non ti abbia dato modo di frenare la mano. Per il momento resterò... Ovviamente, torna pure quando vuoi. E avrà il... Si narra che la sua fattura non ha uguali. L'arco trae il suo potere da... Pertanto, quando una freccia... Ed è solo una... Con le frecce solari sarà in grado di produrre effetti spettacolari, avvolgendo di luce solo. Indubbiamente un effetto del genere danneggia tutto, ma è particolarmente efficace contro i... Usare l'arco con una freccia intinta nel sangue potrebbe dare luogo a effetti differenti. Diciamo che... Sempre ammesso che una persona sia abbastanza sciocca da provarci. Posso aiutarti? Portami delle frecce elfiche di buona qualità e potrò applicare gli incantamenti. Certo che sì. Ne produco 20 per volta. Certo che sì. Ne produco... Certo che sì. Ne produco 20 per... What? I see. It's the least I can do. Prima che parlassimo con mia madre nel tumulo dell'anima, ti avrei chiesto. Ma dopo l'incontro con lei, non credo che possiamo fidarci di lui. Continua a credere che ci debba essere un altro... No, deve morire. Non abbiamo alternative. Grazie. Sapevo che avresti capito. Thank you.
tua forma mortale, ripudiando tutto ciò che Lord Arkon ha fatto per te. Sarà meglio che gli parli subito. Chiedigli il dono. Ce n'è per tu. Qui a Castelvoglia. Qui a Bambini. Ce n'è per tu. Dove sono? Politica la lascio agli altri. Io servo il Signore. E così sei tornata. Il tuo cucciolo. Fatti vedere. Deludi, Serana. Ti sei presa tutto quello che ho fatto per te. E l'hai gettato via per questo. Incomprensibile profezia. Basta così. Con te ho chiuso. Non osare toccarlo. E così questo draghetto sfodera gli artigli. La tua voce gorgoglia del veleno dell'influsso di tua madre. Come siete diventate simili? No, perché a differenza sua, io non ti temo. Non più. E tu? Mi trovo costretto a ringraziarti per aver aizzato mia figlia contro di me. Sapevo che era solo una questione di tempo prima che la tua ambizione travalicasse la tua fedeltà. Un piccolo prezzo da pagare per migliorare la nostra... No, per favore. Hai semplicemente usato Serana per sottrarre ciò che è mio di diritto. Il vampiro è eterno, e insieme all'immortalità aggiunge... Hai proprio ragione. Ti darò una sola possibilità di consegnarmi l'arco. Non ne avrai un'altra. Molto bene, dunque. Non mi lasci altra scelta. Finisce qui.
Lo so con certezza. Credo che starò qui finché me lo consentiranno. Credo che qui potremo ricostruire. Vorrei rendere l'eredità della mia famiglia più rispettabile. Certo, se nel tuo futuro ci sono nuove avventure. Proprio quello che volevo sentire. Sembra il tassello finale della profezia. Certo, ma hai delle frecce? Veniamo al dunque. Se lo ritieni utile. Right behind you. Cosa? È davvero quello che vuoi? Non è come indossare un vestito nuovo. Molto bene. Non muoverti. Lord Arco, sconfitto. Mai l'avrei immaginato. Le mie congratulazioni per aver sconfitto Arco. Mia signora, hai tutta la mia comprensione. Sono certo che non è stato facile. Aveva perso il controllo, Baron. Era necessario. Non mi rende felice. Era pur sempre mio padre. Ma mio padre, quello vero, è morto tanto tempo fa. Questa è stata la fine di un'altra persona. È così, mia cara. Andrà tutto bene. Oh. Sono superiore a queste insignificanti discussioni. If there's anything at all I can help you with, please ask. May the light of Auriel sì. Illuminate our darkest hours. Lead on. Ne ho vissute fin troppe di manovre politiche. Erone. Lasciami in pace. La politica la lascio agli altri. Io sa, signore. Per favore. La miopia di Arcon. Ovviamente. Se posso chiedere, cosa ne farai di loro? In verità sì. Mi piacerebbe molto, sì. Potrei riportarle nel posto. Pensi di potermele dare? Grazie. È stata un'avventura estremamente avvincente, vero? Lasciami in pace. Devo... Non fidarti mai di ciò che dice Vingalmo, nemmeno di una parola. Tienilo a mente. Sono un fedele servitore del signore del castello. Non la più. Dove sono? Ah?
i Dongard non fermano i vampiri, allora chi può farlo? Hai una pelle pallida come la neve. Hai paura? La luce avanti, sarà... avanti. Non ho tutto il giorno. Guarda quello che fai. Per essere al sicuro dai vampiri, credo che sia il massimo. Considerati già morto. Vattene, magari un altro. Magari un altro. Perché tanta salute, fecchia? Arcimago. Oh, è da parecchio. Puoi giurarci che considera. Facciamo così. Portami i libri tutto il tempo che vuoi. Io da qui non mi muovo. La mia offerta è sempre. Ecco qui. Sì? Molto divertente. Per caso ti manda enti? Tu? Sarebbe un onore. Questo ci spalanca le porte. Grazie. Prendi questo oggetto, anche se impallidisce dinanzi a un'antica pergamena. Ti ricorderemo per generazioni e generazioni per la tua impresa. Va bene, allora. To see you. Mol, quanto ottimo lavoro. Credo sia giusto che l'arcimago in persona riceva una grossa parte della provvidenza. Most pleasant job. Buona giornata a te. Hello, tutto friend. Bene? È proprio necessario.
Dragonborn. It's an honor. Good to see you. Mio marito Versi mi fa... Cosa ti serve? Trascorre troppo tempo preoccupandosi per il tempo. Tanto da trascurare mio marito. Se invece sei in cerca di compagnia... Ti do il benvenuto. Fammi sapere se hai bisogno di qualcosa. Non ho mai visto Mio così turbato. Hai una pelle pallida come la neve. Hai paura della... Non è... Corruzione. Se non fosse stato per Erin, è stato... Quando ho ripreso le forze, mi ha parlato dei problemi che affliggono Riften. Sbrigati, buongiorno. Imperiale. Come ti posso aiutare? Una capra, e io sono sotto... Non pensarci nemmeno. Sei fedele all'impero, abbiamo ben poco da dirci. C'è così tanta luce qua. Come fai a tollerare? Il trono mi si addice, non credi? Il mio titolo è solo una formalità. Ho sempre comandato... Jarl... I divini ti sorridono. I rovone... Prima della... Ora, grazie alla generosità di mia madre, questa città si sta facendo conoscere. Ti aiuterò. Ricorda... Cos'altro vuoi acquistare? Come desideri. Torna da me. Non sono... Io gestisco le prigioni di Riften, impedendo la difesa del... Con uno schiocco delle dita potrebbe richiamare qui una legione in un paio di settimane. Esatto. Non si arriva a occupare la posizione di mia madre per pura fortuna. Il suo senso per gli affari e la sua abilità diplomatica sono leggendarie. Qualche domanda? Sì. Sto aspettando. Sembrerebbe di sì. Devi andare. È tutto scritto in questo appunto. Molto bene, allora. Salute. Thank you.
lavoro con mia madre. Lo sapevi? Non ti... Sì? Sì? Non è divertente essere tormentato tutto il tempo. La mia amica Olava? Beh, e con me non le faccio più queste cose. Onore a te.
You and I were the only people in Skyrim. Potrei chiederti esattamente la stessa cosa, ma non importa. Cucina. Prova questa roba e non osare cosa. E altro prima di domani. Leaving? Take the world by storm, dearest. È un onore rivederti, mio Thane. I trust you're faring well. I see.
I trust you're faring well. You've but to ask. What? Yes. If there's assistance I can provide, just ask. May Auriel keep you free from harm. Okay.
Hai una pelle candida come la neve. Temi la luce del sole? Giullare con abito e tutto il resto. Appena più a nord, vicino alla fattoria Loreius. Quel matto aveva una bara in un carro. Serve qualcosa? Cavalca veloce. Good to see you. Pare proprio che tu abbia avuto un viaggio molto pesante, Utgard. E ci hai messo più del solito. Per un attimo ho pensato che... Così tanta luce. Come fai a toglierla? Lavoro con mia madre per vendere frutta e verdura. Posso tenerlo? Ti prego. Ti voglio bene. Grazie. Trovato, viaggiatore. Lo sapevi che esistono dei frutti che in realtà crescono meglio nel clima freddo?
Sì? Hai bisogno di qualcosa? Sarei morto se non fosse stato per Dio. Glad you're here. Preso con sé e mi ha aiutato. Good fighting too. Hello, friend. Good luck out there. Sì? Potresti darmi la mancia? Ma... davvero? Cavolo! Con questi... potrei comprare tutto il mercato! Grazie! Cosa ti serve? Lavoro con mia... Andrei per vendere frutta e verdura. Di solito... che esistono dei frutti che in realtà crescono meglio nel clima freddo. Lavoro con mia madre per vendere frutta e verdura. Di solito è divertente, ma è una faticaccia. Cosa ti serve? Lavoro con mia madre per vendere frutta e verdura. Di solito è divertente, ma non fa niente. Hello, friend. Take care of yourself. I frutti che in realtà crescono meglio nel clima freddo.